elegante ma non di certo ordinario è lo sposo che sceglie Andrea Versali per vestirsi nel suo giorno più importante, una delle collezioni sicuramente di punta più rappresentative del Made in Italy in fatto di moda sposa. E oggi ho il piacere di presentarvi la collezione 2020 insieme a Tullio Di Lorenzo, che è appunto il designer, il direttore creativo della Maison Andrea Versali. Buongiorno Tullio, grazie. Buongiorno a voi. Allora, cominciamo direi parlando dell'ispirazione, perché è molto importante che c'è dietro questa nuova collezione 2020. Allora, l'ispirazione dalla stagione precedente che eravamo in Giappone, ora ci ritroviamo in Portogallo. Il viaggio continua. Siamo in Portogallo e quindi in Portogallo mi hanno ispirato le maioliche portoghesi. La classica maiolica portoghese nasce col bianco e blu, però era forse un po' troppo marinaro per presentarlo in uno stand e quindi ho voluto dare un colore più scuro, usando sempre il blu, e realizzare dei tessuti con questi dettagli. E qui abbiamo un esempio molto bello e particolare. Naturalmente questo è una ricostruzione di una piastrella poi sviluppata e portata ad essere un tessuto. Gli elementi come il gilet, che riprendono sempre il riquadro interno sviluppato, sempre un dettaglio della maiolica, per poi portarlo anche nel papillon. Per il pantalone monocromo. Pantalone assolutamente un monocromo cangiante, blu e nero, perché in questo caso noi abbiamo una trama è una trama nera e un ordito blu. Io mi sposterei un po' più avanti perché ci sono altri capi proprio che ci riportano sempre a questa collezione. Noi stiamo parlando della Wedding Day, la parte più importante della collezione, la parte principale, dove io ho realizzato principalmente dei capi in pura lana e sono dei tessuti molto importanti, dei jacquard, dei micro effetti, coordinato sempre con dei micro effetti, sempre rimanendo nei colori della maiolica, appunto in questo caso, in questa tematica, ho usato tutti i toni dei blu, e un abito più sobrio, un abito decisamente elegante, che può essere usato sia per uno sposo e non solo. Abbiamo anche gli abiti meno impegnativi, come questo, che può essere usato anche dopo un matrimonio. Noto in ognuno dei tuoi pezzi che comunque il gilet c'è sempre. In questi casi sì, perché lo sposo si distingue con degli accessori. E solitamente un simbolo riconoscitivo dello sposo sono questi cravattoni, mentre un invitato mette una cravatta normale oppure un papillon. Tra gli altri accessori, appunto al di là della cravatta, il gilet, cos'altro? Gli accessori, la collezione, ecco per esempio la calzatura. Quest'anno io ho voluto riportare lo stesso argomento della piastrella anche sulla calzatura e sulla cintura, coordinare pelle in vernice e naturalmente tessuto, che è lo stesso dell'abito. Altri accessori curati molto nei dettagli, nei particolari, monocromo, monomateriale, sono delle martellature, delle pelli martellate con dei piccoli e micro disegni, ma con delle particolarità. E in merito ad altri dettagli, noi ci siamo fatti una chiacchierata prima, ci sono anche i gemelli, per esempio. Gemelli assolutamente, che sono un'ampia selezione. Come in questo caso, solitamente partiamo con il gemello, che è sempre coordinato al bottone dell'abito. Principalmente lavoriamo in questo modo. O altrimenti possiamo avere sempre una tipologia di gemelli con degli Swarovski. In questo caso, se no, usiamo sempre il gemello coordinato con il bottone. Tullio, seconda tappa di questo nostro viaggio nell'Andrea Versali 2020 è la collezione, la capsule Wedding Couture. Un'evoluzione del tuo viaggio in Portogallo, diciamo così. Sì, esattamente. Un'evoluzione perché da quello che è la geometria schematica, regolare, siamo passati al mix match del fiore e della geometria insieme. Come in questo caso, i madras abbinati al fiore. Qual è l'idea per introdurre i fiori? Ho creato una capsule che si chiama Flower. Questa capsule è composta da pochi capi
che vanno a formare, ad arricchire e a completare la tematica della couture, wedding couture. Invece, tornando a questo abito, noto anche questi inserti diversi ancora. Sì, sono naturalmente degli effetti di piqué in seta che sono ripresi dai colori del fogliame del tessuto a fiori. Sono stati creati per essere coordinati, quindi tutto viene curato nei dettagli, nei colori, importante perché in questo caso aver messo un tinta unita forse non era la scelta migliore e ho preferito mettere questo effetto piqué. Andando a qualche altra giacca di questa capsule. Sì, qui invece troviamo l'opposto del capo presentato. E ho voluto presentare il mio nuovo capo, che è il tie frac. Questo si chiama tie frac perché il davanti ha l'estetica di un frac e la coda di un tight, quindi diversa, concettualmente diversa da quella che è la curva. E questo è un bellissimo goffrato jacquard, molto particolare. Mentre poi andiamo tutt'altro sul Flowers, dove troviamo dei modelli decisamente particolari, perché nella couture ci si può sbizzarrire un po'. Qui praticamente mentre richiami il fiorato. Io richiamo il fiorato della giacca, in questo caso, che è un jacquard fatto con una piattina di lurex e matite. E abbiamo invece l'unito, che ha questo micro jacquard realizzato con la piattina lurex. Anche qui il gilet? Anche il gilet, lo stesso che richiamiamo, e poi in questo caso la cravatta particolarissima. Anche come vi ho fatto notare prima, anche qui la scarpa io l'ho rifatta con lo stesso tessuto della giacca, nonché ho aggiunto anche il cilindro, un cilindro basso in questo caso, e naturalmente in tutto ciò non può mancare la cintura, sempre realizzata in vernice e tessuto. Noto anche la presenza presenza del bastone, quindi in questo caso sì, si può azzardare. In questo caso, quello che è la couture, naturalmente, il bastone è sempre un vezzo, perché tra cilindro e bastone sono due elementi che vanno a completare un look. Se vogliamo, io lo definisco un completamento ironico, perché l'utilizzo di un bastone e di un cilindro riportano solo alla sofisticazione dell'outfit classico del tight. Terza e ultima parte del nostro viaggio in Andrea Versali 2020 è con i modelli Sartorial Tight. Tullio, torniamo più prepotentemente alle ceramiche portoghesi. Sì, in questo caso sono veramente, fanno un ingresso prepotente, perché qui ho il tie frac realizzato con questa variante di grigi, petrolio e nero. Quindi sono i due disegni principali della maiolica, sia il verticale e il quadrato, che ho poi realizzato anche sul cappello. E naturalmente il papillon in abbinamento al gilet che fa composé, quindi con gli stessi colori, ed è sempre il dettaglio del ramage verticale che viene estratto dall'interno del quadrato. In questo caso ho abbinato una camicia in satin grigio perla che è ben coordinata con il mood dei grigi e un pantalone rigorosamente nero. La scarpa una slippers in vernice, mentre qui abbiamo il proseguio del Sartorial Tight. Qui stiamo parlando del Signor Tight, io lo definisco tale. Quindi nella sua espressione più pura, diciamo così. Nella sua espressione più pura, ma con un vezzo, il gemello. Che poi tra l'altro quest'anno l'hai rinnovato. Questo è un gemello che praticamente è stato creato da me. Ho ricreato questo particolare morsetto in fusione ed è un'esclusiva proprio della collezione Versali. Quindi questo è un pezzo proprio brevettato. Che poi ritorna un po'. Ritornano le maioliche nei colori più tranquilli come la grigio perla. Anche questo accessorio è un accessorio decisamente esclusivo. Ecco, questo è pensato dunque per un uomo che ha bisogno, desidera essere più rigoroso, diciamo sì, così. Sì, questo è il rigore, è l'autenticità
nel tight. Naturalmente poi abbiamo la seconda versione con un abbinamento un po' più colorato, sempre riprendiamo i colori del tie frac, e sono i due elementi. Qui abbiamo il ramage in diagonale con una misura più grande e la cravatta sempre con questo punto luce che dà naturalmente allo sposo quel tocco pizzico di luminosità in più. E abbiamo un tight serio con il suo pantalone unito. Il materiale di materiali, siamo su dei materiali puri, delle lane, lana viscosa, lana seta, oppure pura lana. Mentre la rivoluzione del tight, eccola qua. Questo è il nuovo tight. Ci riporta un po' alle geometrie dell'anno sì, scorso, orientali, certo, diciamo sì. Così. Qui siamo su, non è il classico collo coreano, ma questo è un collo studiato in piedi, che non è tutto intero, non ha tagli, ha solo un taglio centrale dietro, che automaticamente viene abbinato sempre a questo doppio gioco verticale e messo lo stesso disegno in diagonale abbinato a un micro effetto sempre in seta. E abbiamo in questo caso il pantalone dello stesso tessuto, però con una check, trama esatto, come check. Il collo esatto. Che si ripete. E allora chiudiamo con gli accessori anche in questo caso. In questo caso non poteva mancare il mocassino col grow. Io sdrammatizzo molto il capo classico con l'accessorio, sdrammatizzandolo con questo mocassino piuttosto che con una scarpa con un'allacciata, con un dettaglio molto ricercato in questo modo. Tullio, che dire, siamo arrivati alla fine di questo viaggio molto bello. Grazie. Perché la collezione merita davvero di essere attenzionata e ammirata anche. Grazie. Perché hai fatto un gran lavoro di stile. Quindi grazie mille. Grazie infinite.